Il mio incontro con il personaggio di Rasputin è stato quasi uno scontro. Infatti, avevo letto qualcosa su di lui alcuni anni fa, quando ero un po' più giovane. E già dall'inizio questo personaggio mi aveva affascinato molto, però non ero riuscito a mettere i miei pensieri su carta, quindi non ero riuscito a scrivere niente su di lui. Poi, 2 estati fa, preso quasi da un impeto e soprattutto anche dall'uscita di alcuni documenti che raccontavano un'altra storia su Rasputin, dove non veniva più descritto come un personaggio ambiguo, malvagio, ma più che altro una vittima di un sistema politico e soprattutto di un'intenzione politica. Quindi all'uscita di questi nuovi documenti ho deciso di scrivere un film su questo personaggio. E quindi 2 estati fa ho iniziato la scrittura, è stata una scrittura di getto, infatti in un mese sono riuscito a creare un pochettino la struttura base della sceneggiatura per poi evolverla, migliorarla con un po' di tempo. Però è stato quasi una scrittura di impeto, è stato poco riflessiva in un primo momento, poi tutta la parte riflessiva è entrata solo in un secondo momento. Perché il personaggio di Rasputin? Il personaggio di Rasputin mi ha sempre affascinato dal punto di vista storico. Poi, rileggendolo sotto i nuovi documenti, sotto le nuove informazioni che sono emerse, dagli archivi dell'Unione Sovietica, dall'apertura degli archivi dell'Unione Sovietica, ho visto nel personaggio di Rasputin qualcosa che andava oltre le apparenze. Quasi una vittima di un sistema politico che tendeva a voler schiacciare ogni persona che si staccava dalle idee comuni, dalle idee normali. Quindi, indagando meglio sul personaggio, ho trovato in lui tante cose che lo portavano su una strada, direi, opposta rispetto a come è stata tramandata la sua storia. Infatti, vediamo in lui un personaggio che fa una ricerca spirituale molto intensa, fa un percorso unico, forse anche controverso, un percorso molto difficile da capire, un percorso individuale, che però lo porta sia a modificare se stesso e soprattutto lo porta venire incontro a un'esigenza personale per cambiare il mondo che lo circondava. Quindi è un po' riduttivo trovare in Rasputin semplicemente un personaggio malvagio, occultista, che voleva traviare la zarina. Poi anche la storia ha dichiarato il contrario. Più emergono i nuovi documenti che escono su questa persona, più vediamo che in realtà lui è altro rispetto a quello che gli altri credono. In questo film l'esigenza che sentivo di più per quanto riguarda gli attori era innanzitutto trovare le persone giuste per interpretare i ruoli. Quella è stata la mia prima missione, trovare delle facce che esprimessero nella loro fisionomia il carattere del personaggio che dovevano interpretare. Quindi ho fatto una ricerca storica sui personaggi che hanno circondato Rasputin, ho trovato moltissimo materiale visivo e nella scelta degli attori ho cercato di andare il più vicino possibile alle caratteristiche fisiche dei personaggi reali. Quindi nella scelta degli attori, in primo luogo, ho cercato delle facce giuste per i personaggi. Poi su questa base ho cercato di creare avvicinare di più alle caratteristiche tipiche dei personaggi il personaggio storico, quindi ho cercato di fare una fusione fra l'attore e il personaggio storico, creando un altro ibrido, se così lo possiamo definire, che andasse bene per il film che volevo realizzare. L'unica scelta giusta in questa direzione mi è parsa quella di trovare facce nuove. Quindi ho cercato in ambienti dove gli attori non erano veri professionisti, anche se molto bravi, però soprattutto erano persone di teatro, persone che non erano sovraesposte dal punto di vista mediatico, in modo che su queste persone riuscivo a ricreare un qualcosa di vero. Infatti, secondo me, la cosa più importante in un attore è la credibilità. Quindi
perché un attore può essere anche molto bravo, però se il pubblico è abituato a vedere una faccia che interpreta sempre lo stesso ruolo, diventa molto difficile poter staccare il ruolo dal personaggio che lo interpreta. Quindi ho voluto persone con facce nuove che dessero quell'alone di verità alla mia storia, perché sembra quasi un film documentario, anche se non lo è. Nel senso che quello che accade è vero, almeno il pubblico deve credere che il momento dell'azione sia reale, che tutto stia accadendo, che le riprese siano state fatte in quel momento e non sia una ricostruzione. Quindi ho cercato veramente nei volti di trovare delle persone giuste che potessero essere credibili in quei ruoli. Mentre per il lavoro con gli attori, in particolare il mio lavoro si è concentrato sui protagonisti, soprattutto sul personaggio di Rasputin, interpretato da Francesco Cabras. Il lavoro con Francesco è stato particolare. In realtà non volevo lavorare tantissimo sul cambiare, le caratteristiche di Francesco. Ho cercato più che altro di assecondare le caratteristiche di Francesco e portarle in modo più spontaneo ad avvicinarsi alle caratteristiche di Rasputin. Quindi ho cercato di fare un lavoro di accompagnamento più che di cambiamento del personaggio, cosa che invece avevo provato a sperimentare nei miei film precedenti, dove avevo preso persone e dove avevo preso degli attori che erano molto distanti dal personaggio che dovevano interpretare. Ho cercato di cambiare le caratteristiche dell'attore per avvicinarlo al personaggio. In questo caso, sia nel caso di Francesco che di Daniele Savoca, che interpreta il principe Felix, in realtà ho cercato di trasferire le caratteristiche del personaggio sul mio attore. E quindi in realtà gli ho lasciato, rispetto ai miei altri film, più carta libera, volutamente più carta libera. Avevo bisogno di far uscire dai personaggi più spontaneità, mettere nel personaggio storico più verità, lasciando confluire in esso delle caratteristiche dell'attore. Questo atteggiamento non vuol dire che gli attori interpretassero se stessi, ma vuol dire semplicemente che per far sì che il personaggio risultasse vivo, vero, credibile, c'era bisogno che questo personaggio si nutrisse delle caratteristiche dell'attore. Quindi ho instradato gli attori facendo molte prove, spiegandogli come vedevo io il personaggio, spiegandogli come lavorare sul personaggio, però poi alla fine ho lasciato abbastanza carta libera su come sull'interpretazione tradizionale. Affrontare un personaggio come Rasputin richiedeva utilizzare un linguaggio appropriato per raccontare una storia così complessa e così complicata. Infatti, già in sceneggiatura, la mia intenzione era quella di creare un linguaggio adatto per raccontare una storia di questo tipo. Infatti, il film, la struttura della sceneggiatura sembra quasi un luogo dove una serie di persone appaiono e raccontano il loro rapporto con Rasputin. Infatti, io ho raccolto tantissime notizie riguardo al personaggio e ho cercato di far intervenire cinematograficamente tutti i personaggi che in realtà hanno influito sulla vita di Rasputin e soprattutto sull'idea che ci siamo fatti di questo personaggio. Quindi il linguaggio più giusto dal mio punto di vista era quello che era crossover fra il cinema tradizionale e la videoarte. Infatti all'interno della scena la storia si svolge su più piani paralleli, dove l'uso della pittura, del linguaggio visivo, della costruzione dell'immagine, dell'armonia dell'immagine era fondamentale. Infatti il film deve essere visto sotto più punti di vista, sia dal punto di vista narrativo, che racconta la storia di un personaggio rivista sotto una chiave nuova, sotto una chiave che non direi neanche nuova, sotto una chiave più giusta, più fedele alla realtà, e anche da un punto di vista stilistico, dove l'immagine